Allora, prima di continuare a parlare di mercato, di prima divisione, dobbiamo scendere in seconda divisione e purtroppo c'è una brutta notizia, manca ancora l'ufficializzazione, c'è una brutta notizia che riguarda il Legnano Calcio. Era Ce la nell'aria. facciamo, ci facciamo raccontare tutto dal collega Cristian Sormani del Giorno. Ciao Cristian, ben trovato. Ciao. Cristian, siamo qui con Giancarlo Besana e Vincenzo Tridico, direttore sportivo del Monza. Purtroppo, dobbiamo dirlo, sta per morire il calcio professionistico, Pazzesco. il calcio a Legnano. Sì, Stefano, hai detto bene, sta per morire. Diciamo che non è ancora morto, è in coma irreversibile, come ha detto qualcuno. Certo è che insomma fa abbastanza tristezza sapere che questa squadra che era stata venduta da Di Bari nel 2005 a Marco Simone, tra l'altro con un attivo addirittura a bilancio di 98 milioni di euro, 94 milioni di euro se non vado errato, adesso abbia addirittura un passivo di 4 milioni di euro, quindi una situazione veramente incresciosa ed incredibile quella che è successa a Calcio Legnano, e tra l'altro non è l'unica perché ricordiamolo che insomma, prima sentivo che stavate parlando del futuro, di quella che è la Lega Pro, di quelli che sono i calciomercati, eccetera, eccetera. Però ricordiamo che su 90 squadre di Lega Pro ci sono 60 squadre in questo momento che non hanno i requisiti di idoneità per poter partecipare al campionato. Quindi sicuramente Legnano e sicuramente i suoi dirigenti hanno fatto delle cose abbastanza riprovevoli per arrivare a questa condizione, però è altrettanto vero che andare avanti in questa maniera è abbastanza Certo. strano e per qualche modo concesso anche da qualcuno, perché altrimenti se fossimo in un paese normale non ci sarebbero sicuramente tutte queste squadre. Senti, Cristian, abbiamo ancora 30 secondi prima di andare in pubblicità. Vorrei chiederti se si parla già di futuro, dove potrebbe riprendere, il Legnano, in Che quale livello? categoria, se riprenderà. In questo momento Legnano non avrà calcio il prossimo anno perché è impossibile che lo abbia, nel senso che non c'è un'istanza di fallimento, non c'è il titolo sportivo all'asta, quindi non si può fare assolutamente nulla. Bisognerà aspettare che il titolo sportivo vada all'asta, dopodiché si deciderà. Altrimenti, se vogliono partire da zero, chiaramente si partirà dalla terza categoria. Cristian, noi naturalmente ti inviteremo nelle prossime puntate perché c'è davvero tanto da raccontare. Intanto ti ringraziamo per questo aggiornamento. Adesso dobbiamo andare in Grazie a pubblicità. voi. Ciao Ciao Cristian, Cristian. No, grazie. Andiamo dicevo, in ci sarà pubblicità, qualche parleremo ancora di squadra. Lega Pro. A tra poco.